Bonjour ragazzi, bonjour, nuovo vlog, so che vi piacciono tanto questi vlog caserecci e quindi sto cercando di filmarne di più, anche se appunto le mie giornate quando sono in Italia non sono così eccezionalmente fighe, sinceramente, però se vi piacciono io li filmo perché ascolto la mia family. Comunque voglio ritornare su un discorso che purtroppo mi tocca riaffrontare, sul discorso dei giveaway, perché di nuovo, ciao Gatodemer, Gatodemer ci ha raggiunti, ciao! A lui piace andare sulla finestra e guarda i passerotti e tutti gli uccellini e gli parla e loro non lo cagano di striscio. Comunque, sì, volevo parlare un attimino dei giveaway perché ieri, o l'altro ieri a mezzanotte ho eletto. Insomma, ho scelto una nuova ragazza a cui spedire il regalo, il giveaway, insomma, come volete chiamarlo. E di nuovo le sono arrivati insulti di tutti i tipi, sono arrivati anche a me, devo dire sinceramente, ma io purtroppo ci sono abituata e mi dispiace però per quando appunto una ragazza ha finalmente l'opportunità di vincere, magari ha partecipato a centinaia di giveaway. E poi si becca sti insulti, ok? Gratuiti, completamente gratuiti. Non dimentichiamoci che non ha fatto assolutamente nulla di male per beccarsi insulti e via dicendo. Allora, io numero uno voglio ripetere che non ho mai e mai chiedo di postare soltanto una volta il repost, perché se uno lo posta due volte lo elimino, assolutamente no. Come regolamento, tra virgolette, regolamento, io metto sempre il repost sul proprio profilo, però poi se uno vuole postarlo una volta, due volte o non lo so, 15 volte, a me non cambia nulla e non, appunto, non ho mai escluso chi ha postato più volte il repost perché non sarebbe giusto per come la vedo io. Altra cosa, molto spesso vedo che mi viene scritto anche in modo molto molto maleducato tra le offese che io appunto voglio dare i regali a questa persona perché la conosco, cioè non so come sia possibile che la gente possa pensare qualcosa del genere, però mi dicono tu la conosci, quindi le vuoi regalare sta roba, come se io non potessi regalare alle mie amiche roba, dovessi organizzare giveaway per farlo. E in più questo è un profilo falso. Allora ragazzi, tutti i profili che partecipano hanno la stessa possibilità di vincere i miei giveaway. Quindi, se una ragazza, per alcuni di voi, che io so che il 99% di voi che state vedendo questo video non fareste mai queste cose, però io sto parlando purtroppo per quell'1% che si diverte ad offendere, insultare e sputare veleno, non necessariamente una ragazza che posta fotografie prese da internet perché magari si vergogna a mostrare il proprio viso, non necessariamente quella persona ha un profilo falso, che poi che cosa vuol dire un profilo falso? Anche se una ragazza si vergogna di farsi vedere pubblicamente e magari il suo profilo personale è privato, ok? Perché non vuole farsi vedere, immaginiamo. Ma poi ne apre uno pubblico dove posta foto prese da internet perché appunto si vergogna di farsi vedere. E con quello partecipa ai giveaway, ma lo capite che non c'è niente di male neanche in questo, e anche lei ha le stesse identiche possibilità di vincere di chiunque altro. Quindi, altra cosa mi è stato detto: ah, ma questa ragazza ha aperto il profilo un mese prima che tu iniziassi il giveaway, l'ho aperto per i giveaway. Ragazzi, non necessariamente il profilo è stato aperto il giorno stesso che la prima foto è stata caricata, ma anche se fosse, ripeto, questa ragazza ha le stesse probabilità di tutti di vincere. Quindi, se io ho casualmente scelto questa persona, che ripeto non conosco, almeno sarebbe bello partecipare sportivamente e non andare ad insultare, perché è una cosa che ormai sta uscendo veramente dalla normalità. E o questa cosa finisce, perché io adesso seriamente queste persone inizierò a bloccarle, perché non ha senso che partecipino ai miei giveaway e non ha senso che mi seguano se sono persone del genere. Numero due, se vedo che la cosa continua, non li farò proprio più, ragazze, perché se io devo
Beccarmi insulti e la ragazza che poi vince alla fine si gode ovviamente quello che riceve, eccetera, però fino ad un certo punto, perché anche lei viene insultata, derisa e quant'altro, io a questo punto non li farò più. Quindi cercate di, ripeto, io so che sto parlando per quell'1% di persone, no? Quindi, ma perché sembra che io abbia i capelli sporchi e li ho appena lavati? Quello shampoo? Ah no, ok, li ho bagnati quando mi sono lavata il viso proprio. Scusate. Quindi questa cosa vorrei che davvero seriamente finisse perché sta diventando ridicola. Io, la persona che scelgo, ripeto, che poi tra l'altro, se proprio vogliamo puntualizzare queste cose, scusatemi, ma cioè, queste cose mi fanno imbestialire come una iena, veramente, perché non è possibile che non si possa essere felici per gli altri e bisogna sempre, sempre giudicare, sputare sentenze e sputare veleno. Ma perché? Non potete capire che i giveaway li faccio per voi e che non mi interesserebbe farli finti o regalare robe alle mie amiche, perché comunque alle mie amiche regalo comunque già robe, non ho bisogno dei giveaway per farlo, non viene in mente a quell'1% di persone che stanno guardando questo video e queste cose le fanno davvero. Quindi, che poi, appunto, dicevo, se proprio devo dirla tutta, questa ragazza che ha vinto, io non lo sapevo, ma una volta che sono andata per mandarle il messaggio, mi sono comparsi tutti i messaggi sopra che lei mi ha mandato ed è una mia follower da un sacco di tempo, perché sono mesi, mesi, mesi che lei mi commentava le storie, mi mandava messaggi, io ovviamente non li vedo tutti purtroppo, cerco, ma i suoi per esempio non li avevo visti, però aprendo il messaggio mi sono apparsi sopra tutti i messaggi, quindi io sono stata ancora più contenta perché vuol dire che stavo premiando una follower vera che comunque guarda tutte le mie stories, che comunque mi scrive, mi commenta, una ragazza dolcissima. Quindi ragazzi, non necessariamente una persona che non si fa vedere sul profilo, perché magari sono cavoli suoi, magari non si vuole far vedere, magari è timida, che ne so, anch'io quando ero più giovane non volevo farmi vedere su internet. Quindi io vorrei un attimino appunto far capire che non necessariamente un profilo fake, nel senso profilo fake in che senso? È sempre una persona vera, anch'io potrei aprire un profilo dove metto solo foto dei giveaway perché non mi voglio far vedere, mi vergogno. Eppure non sono mica una persona cioè fake, nel senso, boh, non lo so. Spero si sia capito questo discorso. Mi fanno imbestialire queste cose perché quando ha vinto mi ha detto no, l'ho chiesto, ma ti sta succedendo, ti stanno offendendo? Mi ha detto sì, un po', ma niente di che, quindi ero contenta. Oggi mi sono svegliata e mi ha scritto un messaggio del tipo: mamma mia, Nicole, capisco quello che intendi quando dici che vuoi mollare YouTube per un po' perché è una cosa insostenibile. Mi dispiace tanto che tu debba passare queste cose. E a me invece dispiace, perché, e l'ho chiesto, ti hanno offeso, ti hanno insultato, mi hanno detto di tutto. Quindi a me in realtà dispiace per lei, perché un momento che doveva essere un momento, scusatemi se mi giro verso la luce, ma vedo meglio perché oggi è buio praticamente fuori, e a me dispiace in realtà per lei perché è un momento che doveva essere felice, gioioso, fortunato, eccetera, si trasforma purtroppo in un momento quasi triste. Quindi, allora, ricapitolando, o questa cosa la finite, cioè o la finite, e ripeto, non sto parlando al 99% di voi che guardate questo video e fate parte della mia famiglia, queste cose non le fareste mai, 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 neanche nei sogni, lo so bene, vi conosco, però quell'1% di gente che si diverte a fare questo, che sicuramente mi segue solo per i giveaway e non mi sa, non mi conosce, non sa niente di me, perché altrimenti non direbbe mai che li organizzo per regalare roba alle mie amiche, perché se mi conoscete lo sapete che non è così, e io veramente smetto di farli e questo è quanto, perché non ha senso. Per me è comunque non voglio dire che sia una fatica, però comunque devo andare alla posta, fare file giganti, spedire il pacco e ripeto, le spedizioni le pago io. Quindi mi dà anche abbastanza fastidio che io mi impegni e poi questo è il ringraziamento, cioè ogni volta mi becco insulti, mi becco parole, cioè inimmaginabili e davvero irripetibili, quindi sto seriamente pensando se forse è il caso di smetterla perché non si può continuare più così, quindi o perlomeno sfogatevi su di me, non so, cioè, non so cosa dire veramente, ma smettetela di prendervela con le ragazze, perché se io a caso seleziono un profilo, ok,
Vado su quel profilo, quella persona mi segue, ha postato almeno una volta il post del giveaway con il tag al mio nome ed ha cliccato like e commentato la foto, quella persona può ricevere il pacco e lo riceve, punto. Non ci sono ma se, non c'è. Se ha partecipato seguendo il regolamento, la persona riceve il pacco, ragazzi. E capita anche che io a volte scelga una persona che poi non mi segue, oppure una persona che non ha messo il tag al mio canale, e poi quella persona non, ovviamente non la, cioè la cambio e ne scelgo un'altra. Però in questi casi, se il nome lo vedete nella descrizione, significa che ho controllato, la persona ha seguito tutto il regolamento e si aggiudica il premio. Punto. Fatevene una ragione. E iniziamo ad essere felici anche per gli altri, ok? Perché una cosa con cui io sono molto molto d'accordo è una frase che dice: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, ok? Quindi se qualcuno di voi che si comporta in questo modo dovesse essere un giorno la vincitrice, che cosa, come vi sentireste se fossero gli altri ad insultarvi e rovinarvi questo momento? Non sarebbe tanto carino, vero? Ok, quindi questo era un mio piccolo sfogo, scusatemi, ma cioè non ne so po', la maleducazione, le offese gratuite, la maleducazione gratuita, la noncuranza verso gli altri, sono cose che non riesco a sopportare, mi danno sui nervi e non riesco proprio a capacitarmi di come la gente possa essere così. A volte si tratta di ragazzine, ma molto spesso mi viene detto: ah, ma tu vieni seguita tanto da ragazze molto giovani, ragazzi. Io vi posterò anche una foto degli insights del mio canale, perché in realtà il pubblico più grosso sul mio canale va dai 18 ai 35 anni, quindi e solo dopo c'è il pubblico proprio come percentuale di quantità di persone, solo dopo arriva il pubblico sotto i 17 anni che sta praticamente alla pari di quello dai 35 ai 45, ok? Quindi in realtà la maggior parte delle persone che mi segue non è poi così piccolina. Quindi le persone che si mettono ad offendere e a fare queste cose sono anche persone di una certa età, tra virgolette. Quindi vediamo un attimino di farci un esame di coscienza e di pensare che cosa abbiamo sbagliato nella vita se all'età che abbiamo ci ritroviamo su internet ad offendere persone che non conosciamo, ok? Benissimo, questo era il discorso. Ripeto, so benissimo che per il 99% di voi, mia family, questo discorso non c'entra nulla. So benissimo che voi queste cose non le fareste, però c'è anche una piccola percentuale di persone che lo fa e quindi volevo un attimino far capire che gli insulti non vanno bene e che io me ne accorgo. E basta, questo è quanto. Adesso finisco di prepararmi. Oggi ho messo la nuova maglia Dior, ma poi vi faccio vedere magari l'outfit meglio perché non voglio fare tardi, voglio finire di prepararmi e noi ci vediamo dopo. Vado al sushi a mangiare sushi con la mia amica Giulia e la bimba. Sono contenta di rivederle entrambe. Hello, siamo qua con Ciao, Giulia. Ciao, è Pikita. ormai penseranno che non facciamo altro che mangiare Sì, è vero, perché ogni volta filmo quando veniamo qua e mangiamo sushi, siamo sempre qua, tra l'altro, sempre al stesso posto. Adesso stiamo vedendo che cosa prendere. Anche se io in realtà vado sempre sulle stesse robe, ma anche tu vai sempre sulle stesse robe, ho notato. Allora, io prenderei nigiri al salmone, che però aspetta. Ah, ok. Grazie. Prendi anche tu nigiri salmone 23? Assolutamente sì. Tre? Facciamo 4, 3, 3 per me. Quanto per me? 3? 3. Sicuro? Aspetta, 3. Ah no, sì, un pezzo, 3. 3 pezzi. 3 pezzi. Poi prenderei uno di 38, che sono questi qua. Odio salmone ananas Philadelphia. Com'è ananas? Ma è buono? Una volta ho preso qualcosa con l'ananas. Sì. Io prenderei filetto di salmone avocado Philadelphia. No, questo, Philadelphia avocado salmone, 46. Sono arrivati i primi nigiri. Eccoli, sono arrivati anche i nostri Philadelphia salmone avocado e i maki.
E sono arrivati anche i roll con gambero fritto e avocado. E queste sopra sono patatine con salsa teriyaki, se non sbaglio, è molto buona. Sono tornata a casa in questo momento e alla fine non vi ho fatto vedere l'outfit perché ero con Giulia, quindi passeggiavamo e chiacchieravamo. Sono letteralmente innamorata di questo biker boy, di questo cappellino. Mi piace un sacco. E l'ho abbinato alla t-shirt Dior, quella nuova, è la prima volta che la metto. Poi oggi ho indossato anche i nuovi orecchini Dior con, non si vede, ok, adesso sì, con la pina, molto carina, carella, cioè, ma io come parlo veramente a volte. Poi ho abbinato questa giacca in pelle e ce l'ho tipo da 15 anni questa giacca e continuo ad adorarla. Skinny jeans di ASOS e le ballerine di Christian Dior. Ah, e poi ho la jumbo rossa che non uso tantissimo, ma a volte mi piace. Poi oggi volevo abbinare la rossetto rosso, mi sono completamente dimenticata, poi ho messo un nude solito, però ho lo smalto però rosso. Questa però è bellissima, dovrei usarla di più perché è davvero stupenda. Le ballerine Christian Dior che adoro, sono anche comodissime. E poi volevo farvi vedere in realtà le mie nuove ciabatte. Sì, sono unicorni con i cuoricini, sono tutte rose glitterate, tutte holographiche, hanno anche la coda, guardate che roba, sono bellissime, cioè secondo me sono tipo le pantofole più belle del mondo. E ovviamente non sto più nemmeno a dirvi che le ho prese su ASOS, naturalmente. Ta-ta-da! Sì, sono bellissime. E poi ragazzi, non ci crederete, è incredibile ma vero, ma oggi mi è arrivata la cheratina, almeno spero che sia il pacco con la cheratina. Ragazzi, non vi racconto neanche, spero, attenta che non si veda l'indirizzo. Ta-dan! Comunque voi non avete idea di, cioè, allora, ho dovuto pagare 72 euro perché loro non si fidavano dell'etichetta con su scritti gli ingredienti, non sto scherzando. E allora io ho comprato un prodotto che so che è vendibile nell'Unione Europea, tant'è che lo compravo sempre nei Paesi Bassi quando stavo ad Amsterdam, quindi so che è un prodotto assolutamente legale nell'Unione Europea, proprio perché si tratta di cheratina, ma sarebbe in realtà hair botox perché non contiene formaldeide, non contiene, ci sono altri due o tre ingredienti che a volte la cheratina può contenere, però questo in questi prodotti non c'è, e c'è ovviamente scritto sia sulla boccetta che poi dietro tra gli ingredienti. E loro mi hanno detto che non si fidano degli ingredienti scritti sulla scatola e che per questo io dovevo pagare 72 euro di analisi, perché loro dovevano analizzare il contenuto delle boccette per vedere che effettivamente non contenesse quegli ingredienti. Indovinate un po', non contiene quegli ingredienti, quindi mi hanno fatto pagare praticamente 72 euro così, tanto per, no? Stranamente, no? Stranamente ci guadagnano, ma è solo un caso, assolutamente, io non voglio dire niente, non denunciatemi poste italiane, devo dire però che mi sembra un po' strano, ecco, come casualità. E poi per ritirare il pacco ho dovuto pagare altri 69 euro. Al telefono mi hanno detto 54, arriva il corriere, sono 69 euro. Quindi ragazzi, letteralmente, non sto scherzando, io ho pagato praticamente 140 euro per un pacco che era già pagato, quindi solo per la dogana. E immagino quanti soldi si intaschino loro all'anno, veramente, già al mese, è assurda questa cosa se ci pensiamo. È un business non proprio piccolo. Io vorrei invitare tutte voi che hanno, anche i ragazzi ovviamente, io voglio sempre parlare sia alle ragazze che ai ragazzi che mi seguono, che so che ci sono, commentate se avete mai avuto a che fare con la dogana, commentate quanti oneri doganali è la vostra... Denver, abbiamo capito che tu sei il protagonista di tutti i miei video, dove sei? Adesso sei qua. Commentate con la vostra esperienza sulla dogana per farci, insomma, fa sempre, no? L'unione fa sempre la forza, quindi è interessante parlarne e vedere che cosa ci succede. E stavo dicendo, con 140 euro che io ho speso solo per poter ricevere questo pacco, tra l'altro ho dovuto aspettare un mese e mezzo per averlo, e manco fossero veloci queste analisi che devono fare, boh, non ho parole. E, peraltro io potevo prendermi con 100 euro un biglietto EasyJet e andare direttamente in Olanda a prendermeli, non sto scherzando, l'ho detto anche
alla persona che ho sentito al telefono responsabile delle poste italiane, dell'ufficio insomma doganale delle poste italiane. Quindi letteralmente il biglietto per Amsterdam mi costa 100 euro, facevo prima ad andare su, prendermi la cheratina, cioè inviarla tipo ai miei amici in Olanda, andare su, prendere la cheratina e riportarla a casa. Praticamente avrei speso forse 30 euro in più, ma almeno sarei stata, con il ritorno intendo, però almeno sarei stata su. Quindi non ho parole davvero. E oggi però sembra che finalmente questo pacco sia arrivato, quindi adesso voglio vedere che cosa hanno combinato, se i prodotti sono ovviamente interi e che cosa mi hanno aggiunto, perché la ragazza mi diceva che mi avrebbe aggiunto qualcosina, quindi vedremo. Qui c'è anche il pupetto mio. Ciao Max. Ciao. Ciao a tutti ragazzi, ragazze, anzi ragazze e ragazzi. Ragazze e ragazzi, come dico sempre io. Come stanno andando all'allenamento? Bene, solito. Solito. Tomas è bravissimo, anche se ha zero voglia perché è pigro, però si allena sempre rigorosamente ogni giorno. Beh, dai, sei bravo. Però per lui è sempre troppo poco, dovrebbe allenarsi tutto il giorno, ogni giorno, 24 su 24. Questo è il contenuto, si vede chiaramente che hanno aperto questi queste confezioni, però devo dire che sono stati abbastanza attenti a non rovinarle. Allora c'è, questa è la cheratina proprio in sé, che si chiama Hair Crystallization, anzi sarebbe appunto Hair Botox, perché non contiene formaldeide, la cheratina contiene formaldeide, questo è solo, questo c'è la cheratina ma si chiama Hair Botox. E questi invece sono i prodotti extra che loro mi hanno spedito, sono stati molto molto carini. Questo è il brand, si chiama Max Liss, sono appunto brasiliani. Ah, mi hanno mandato una pochettina, che carini. E poi che cosa mi hanno mandato? Allora, questo è Volume Reducer Chrome con acido ialuronico. Wow, devo un attimino vedere che cosa c'è in questo prodotto perché non lo conosco, ma sono tutto prodotti ottimi di questo brand. Ok, e questo che cos'è? Shine Repair. Una specie di fluido nutritivo. Ok, beh, interessante. E qua che cosa c'è? No, qua non c'è niente. Ok, e c'è questo. Ah, qui ci sono tutte le istruzioni per l'applicazione, ma credo siano in portoghese, quindi non potrò tanto usarli. E vediamo invece che cosa c'è. Ah, qui dovrebbe esserci lo shampoo, la maschera, balsamo. Allora, shampoo, balsamo e maschera. Meno male, perché sto avendo un sacco di difficoltà con gli shampoo. Tutti gli shampoo che ho non posso usarli perché contengono o sodio o sulfati, e non si possono utilizzare i prodotti che contengono questi ingredienti perché altrimenti ti mangiano via la cheratina. Sì, sì. E vai, maschera disciplinante. Poi c'è lo shampoo, meno male sono rimasta senza. E poi qui c'è anche l'impacco, fantastico, wow, wow, finalmente, ho aspettato così tanto, ma sono super super contenta. Tipo in 2 settimane sono arrivati in Italia dal Brasile e la dogana se li ha tenuti per 1 mese e mezzo, non ho parole. Comunque, yes, finalmente ci sono. Effettivamente mi sta venendo il dubbio, perché secondo me questo scotch l'ha messo direttamente la Max Liss quando mi ha spedito i prodotti, in modo che non si aprissero durante la spedizione. Io sto davvero avendo il dubbio se li hanno veramente aperti e analizzati alla dogana, non lo so, sono solo dubbi e supposizioni mie ovviamente, ma non lo so. Di solito i prodotti spesso mi arrivano con lo scotch qui, perché sai, durante la spedizione non hanno paura che comunque il tappo si apra e vada a spargersi il prodotto per tutto il pacco, quindi ci mettono lo scotch. Io ho i miei dubbi che la dogana abbia analizzato tutto, cioè qualsiasi una di queste cose, ho i miei dubbi. Comunque vabbè, l'importante è averli finalmente ricevuti e non ripeterò mai più questo errore, mi farò mandare tutto direttamente ad Amsterdam. Ok, alla fine mi ero già cambiata, ma abbiamo deciso di uscire, andiamo a cena dalla nonna di Tomas e dobbiamo, tra l'altro Tomas è qui sotto con un suo amico e stanno cercando di accendere la macchina perché deve essersi spenta la batteria perché non partiva più la macchina l'altro giorno, e quindi spero sia soltanto un problema di batteria scarica e non che ci sia da cambiare la batteria, altrimenti saranno veramente guai perché non potremo muoverci. Quindi mi auguro, spero di aver preso tutto. Ho preso anche l'ombrello, anche se alla fine non piove, direi che possiamo anche lasciarlo a casa l'ombrello. E tutto il resto credo di aver preso.
il rossetto, no, infatti stavo lasciando la luce accesa in soggiorno. Oh, ciao gatta Stellins, gatta Stellina, mi controlla gatta Stellina, ciao gatta Stellina, figurati, non si scompone gatta Stellina, ciao ciao. E poi devo prendere solo, ciao Garou Denver, ciao Garou Denver. Lui quando sta da solo per un'ora, poi quando torno anche solo per un paio d'ore, sembra che l'abbia abbandonato per sempre, tipo, ciao Garou Denver, duro bianco, c'è un grino duro bianco e un poco arancione, duro bianco, c'è un poco arancione, guarda qua sul nasino e sulle orecchie un po', ciao. Mi darebbe i bacetti ad libitum, tipo. Quindi ok, ho preso anche un cardigan nel caso faccia freddo, perché la nonna di Tomas abita diciamo in campagna, quindi fa sempre un pochino più fresco. Ok, ci siamo, credo di aver preso tutto, mi piace troppo l'outfit di oggi, farò magari qualche fotina anche su Instagram con questo outfit. Let's go. Mamma mia gatto, mamma mia Garou Denver, tu sei una sirena, tu sei una sirena, sei quelle che hanno la polizia, che è la polizia sulle macchine, ecco quella sei tu. Ah! Ciao, mio carino duro bianco. Sono qua Denver, ah, ah no scusa, ti ho scompigliato, scusa. Ciao ciao, ciao ciao, saluta tutti i tuoi fan, Garou Denver, il gatto più famoso d'Italia. Ciao ciao, ciao ciao. Ciao ciao, non guardarmi male perché me ne vado. Ciao ciao. E questo è Bridge, che ve lo ricordate quando era piccolino? Guardate che grande che è diventato! Sei grandissimo! Ottimo. Oddio, le grattate di Tomas. Ok, ripartito, ripartito. No, 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 Bridge, Bridge, Bridge. Senti, vuoi bene, vuoi bene. Okay. Anche oggi, tipico brodino di carne, quindi siamo molto contenti. Questo è il mio preferito. Ha un profumo mamma. Buonissimo. Buon appetito. Grazie. Aspetto, si è già lanciato. Come buono? E beh, buonissimo. Sue cose preferite. Bistecca, sì. Bistecca. A Tomas ho dato tutti i pomodorini perché io non li mangio. Poi e le patate buonissime. Ah sì, è vero. E poi una verdura con... Insalata mia. Oh, questo è quello che ti piace? Sì. È la valeriana, il Motavilz. Valeriana. Valeriana, ma Motavilz da noi si dice, no? Motavilz. Sì, sì. Brin è sempre là che ci fissa. Ah no, adesso si è girato. Ma ogni tanto si rigira e mi guarda malissimo perché non lo lasciamo entrare. Adesso come dolce abbiamo la crema pasticcera fatta in casa, fresca fresca appena fatta, con i biscotti. Andiamo. Ciao, siamo tornati a casa, piccolo carino duro bianco. Sì, oh scusa scusa, quanto è che sei stato solo? Sei stato solo 3 orette? Che terribile, che terribile esperienza. Tu mi hai abbandonato, brutta! Tu hai abbandonato questo piccolo grillo bianco! Oddio, cadi pure, gatto Denver, mamma mia! Ma guardalo, sei così ciompo, gatto Denver! Sei un poco ciompo? Sei tutto bianco, poco arancione e tanto ciompo? Sì! Guardalo! Ma guardalo sto gattino! Tutto, tutto bianco! Un poco arancione! Che bacini, bacini, dobbiamo dare tanti bacini noi. Dobbiamo dare tanti bacini, abbiamo un contratto che abbiamo firmato e io come gatto devo dare tanti bacini. Sì. E diventare grasso e ciccione anche. Beh, direi che ci siamo, gatto Denver. Grasso e ciccione, ci siamo. E da evitare tanti bacini, anche qua ci siamo, anche quello ce lo fai. Guarda quanti peli mi stai mollando, gatto Denver. Guarda, va che roba. Io l'ho spazzolato ieri, rendiamoci conto. Rendiamoci conto. Questo è quello che rino. Duro bianco. Duro bianco. Una ragazza mi ha chiesto se ha perso anche lui i dentini davanti, che anche lei ha un gatto come Garou Denver, anche lui ha perso i dentini davanti, e devo ammettere che sì, se riesco a farvelo vedere, Garou Denver, se
mi permette di farvi vedere. Non so se mette a fuoco. Niente, volevo farvi vedere. Scusi signor Garrone, lo so che di solito non tiro un po' le scatole in questo modo e non te l'aspettavi, ma anche lui si ha perso i dentini, quelli piccoli tra un canino e l'altro, sotto, non so come mai, ma adesso ne ha tipo solo due. Ma quando li aveva tutti, quando era un po' più piccolo, erano storti. Quindi, anche perché comunque non servono tanto per masticare quei dentini piccolini, più che altro servono i canini e quelli dietro, ovviamente, gli incisivi, credo, suppongo. Che cosa c'è Gadotemmer? Ah, te ne vai pure? Ah, così? Così te ne vai? Ah no, ti struscio ancora un po' sul tavolino? Che bravo questo gallino rulo bianco! Ah, c'è la gatta là? C'è la gatta? Lui va sempre dalla gatta, solo che lei... Non è che non lo sopporta, però lo tollera, diciamo, non è che lo ama proprio alla follia come lui, lei, e infatti se ne va. Che brava questa gatta Stellins! Gatta Stellina? Sei bravissimo, sei bravissima gatta Stellina! Oddio, che brava gatta Stellina! Gatta Stellina! Aiuto! Che lei con le unghie ti infilza! Mamma mia, che brava sta gatta Stellina! Guardate che bel pelo che ha, l'ho spazzolata tantissimo in questi giorni. Ha perso un sacco di pelo invernale e adesso ha quello nuovo, primaverile. Sì, tu sei il gattino più bravo. No, io ti lancio sempre sto giochino, ma tu fai una corsa e poi ti stufi. Ah no, oggi abbiamo voglia di giocare. Se imparasse anche a riportarmelo sarebbe carina come cosa. Dio, lo lecca. Oh mio Dio, Gadotemmer. Ciao piccola gattina. Io adesso farò la manicure e lo smalto che utilizzerò sarà questo di Diego Della Palma, che è un bellissimo color corallo. E dopo vado a nanna anch'io, uso sempre questo. No, in realtà ho finito il top coat di Essence che amavo, si asciugava in un nanosecondo. Adesso sto usando questo di Vitri Top Coat, che è un brand, se non sbaglio, svizzero. Svizzero. Oh mio Dio, non mi ricordo. Boh, ok. E fa degli ottimi prodotti per le unghie. Questo ci mette un attimino di più, quindi magari mi guarderò un video su YouTube mentre aspetto che le unghie si asciughino completamente, poi vado a nanna anch'io. Questo è tutto per oggi ragazzi, spero vi sia piaciuto questo vlog. Un bacio grandissimo per voi e a domani mia family. Ciao, scusatemi ancora se all'inizio del video ero così arrabbiata, ma certe cose veramente, quando tu sei una persona onesta che vuole fare del bene, vuole fare un regalo ai suoi follower, ti senti dire determinate cose per anni, credetemi che dopo un po' non ce la fai più, ecco, e poi mi dispiace più che altro perché io voglio regalare questi giveaway a chi mi segue, e quando faccio questo regalo sono così contenta perché la ragazza e il ragazzo sono così felici, e poi tutto viene rovinato da persone che vengono ad insultare gratuitamente, gente che manco conoscono. Quindi scusatemi davvero, di solito non sono così negativa e arrabbiata nei miei video, ma non ho dovuto togliermi questo peso davvero. Quindi questo è quanto per oggi, ancora un bacione grande e a domani, ciao. Pupetto, anche Pupetto voleva darvi la buonanotte. Buonanotte, siamo ciao. Pronti per andare a Ciao. Buonanotte.